Un saluto da Paolo Sinibaldi, immagini in montaggio come sempre di La TV Lab. Siamo a Lanciano per la sesta edizione di We Run Lanciano. È una corsa che si svolge il 26 dicembre, è il Boxing Day del podismo. Quando è nata questa manifestazione? Era considerata un po' una scommessa, ma non si può correre il 26 dicembre, diceva qualcuno. Invece no, la scommessa è stata vinta anche in questa edizione, oltre 300 iscritti. Lanciano, caro sindaco Mario Pupillo, città vestita a festa, lo vediamo con le immagini, con le luci, con le luminarie, con gli addobbi natalizi, ma anche Lanciano ha vocazione sportiva. Assolutamente, questo periodo abbiamo qui a Lanciano tante manifestazioni, anche il raduno nazionale degli atleti di pallacanestro in carrozzella, quindi dalla prossima dopodomani cominceranno uno stage qui, ma oggi c'è questa bellissima manifestazione che ormai è diventata cara a tutti i lancianesi e a tutti gli appassionati. In questa bellissima parte di Lanciano, il centro storico e il corso, vediamo tanti atleti, il giorno di festa, si pratica attività sportiva e quindi grazie a Giacinto Verne e a We Run che organizza questa manifestazione con tanta passione. Che Natale è stato per la città di Lanciano, sport a parte? Ma penso che sia un bel Natale, c'è tanta partecipazione, tante iniziative, il 31 avremo il veglione nel mercato coperto, quindi una città molto attiva, molto vivace, grazie ai lancianesi. Io ringrazio anche i commercianti che hanno collaborato per questo allestimento e iniziative private, imprenditori, sponsor che sono vicini alla città e che permettono di fare tutte queste manifestazioni. Giacinto Verna, We Run Lanciano, a capo di questa bella organizzazione, davvero affascinante oggi. Sì, è la sesta edizione, siamo circa 300 atleti, mi ci metto pure io tra questi, Corso Trento e Trieste, Corso Presentoso, nuovissimo Corso Trento e Trieste, Corso Presentoso come viene oramai definito, uno dei più belli d'Abruzzo e oso dire anche d'Italia, però tengo a sottolineare che non solo il corso quest'anno, grazie al Comune, grazie a tutte le attività commerciali di questa città, tutte le strade interessate alla gara saranno illuminate a festa, quindi sarà un momento bellissimo per tutti gli atleti partecipanti e sarà una festa per tutta la città di Lanciano. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere intervenuti e buona gara, buona gara. Ecco Giacinto, quello che ti volevamo chiedere è che questa gara, quando è nata qualche anno fa, questa è la sesta edizione, era un po' una scommessa, ma oggi ci sono 300 partecipanti che per essere il 26 dicembre è un bel numero. Sì, questa è una gara che era nata qualche anno fa come giornata di allenamento di gruppo e che poi insieme agli amici di We Run Lanciano si è deciso di trasformarla in una gara senza nessuna ambizione se non quella di divertirsi per l'appunto e raggiungere i 300 podisti in una giornata come quella del 26 dicembre senza tra l'altro fare nessuna pubblicità vuol dire che, come dico sempre, tutti capiscono lo spirito di We Run Lanciano, che è quello semplicemente del divertirsi insieme. A prestissimo e buon Natale a tutti! La gara è stata bella, la gara è veloce, la gara è di quasi 8 km per le vie del centro di Lanciano, un po' in salita,
un po' in discesa, ma ritmi comunque, al di là delle festività natalizie, molto molto sostenuto. Ha vinto di pochissimo Douglas Scarlato, che ha battuto davvero di pochissimi metri Fiorenzo Mariani. Il terzo posto è andato a Dell'Orefice, poi Trulli, Bisogno per completare i primi cinque e via via tutti gli altri. Ma complimenti, perché dopo il panettone non era facile correre così e dare spettacolo. Tra le donne, eccezionale la prova della molisana Paola Di Tillo, che ha letteralmente dominato la gara e ha battuto l'idolo di casa, perché aveva vinto l'anno scorso, anche se lei non corre per una società di Lanciano, ma Sara Di Prinzio è molto conosciuta da queste parti. Seconda piazza per lei, terza invece, lei sì, di casa, Francesca Azzulli, quindi Mancini, poi Marcucci. Ce lo chiedono in molti quando veniamo a realizzare i nostri servizi alle gare podistiche: ma perché non vi concentrate sugli amatori? Beh, stavolta abbiamo fatto così, non soltanto sugli amatori, abbiamo cercato i personaggi, abbiamo cercato Babbo Natale ovviamente, ma anche Mamma Natale per certi versi, no? Ma adesso vedrete. E poi siamo andati alla scoperta di una società neonata a Lanciano che non tutti conoscevano, anche noi, e abbiamo fatto la scoperta oggi. Erano belli colorati di rosso, come sono io, come era Babbo Natale e come anche loro, i podisti, tanti intervenuti qui a Lanciano. Allora, qual è il Babbo Natale ufficiale di voi due? Il babbo, quello ufficiale sono io, lui è lo Spelacchio, Babbo Natale Spelacchio. Allora, lui è quello ufficiale, l'altro è lo Spelacchio, vabbè, si fa per dire. Che cosa farete oggi? Farete gli apripista, il servizio d'ordine? Siamo venuti a fare... Oppure farete regali? Siamo venuti a fare un servizio di vino. Di vino? Nel senso che ci fermeremo in tutte le osterie che vendono vino, ce li faremo offrire man mano che passano i podisti, li diamo a loro per dargli una spinta maggiore. Perfetto, Babbo Natale ufficiale, ma posso andare anche da Spelacchio un attimo? Allora, Spelacchio, ma qualche regalo c'è da qualche parte? Aspetta, che le darà a lui, ce le darà a lui, le darà a lui, le caramelle, guarda le caramelle, tu caramella e tu darà a lui, che lo vieni, quello è buono però, Vabbè, ci rivediamo dopo per il brindisi? Quelli che arriva però, noi partiamo a primo! No, ma chi sono questi ragazzi? Allora, Runners Lanciano. Presidente. Qual è il presidente? Presidente, come si chiama? Luigi Russo. Allora, Luigi, Runners Lanciano è sicuramente una società che qui nella capitale della Frentania la fa da padrona. Non è proprio così, perché siamo gli ultimi nati, solo nel 2014, però siamo contentissimi perché abbiamo realizzato un gruppo magnifico di amici, prima che di sportivi perché rispettiamo non solo
gli avversari, ma anche tutto quello che ci circonda. Allora, lo spirito è quello principale, le ideologie, i valori giusti, ma oggi comunque avete colorato Lanciano. Io non so quanti rappresentanti ci sono della vostra società. Siamo 40 iscritti. Tantissimi. In una piazza come Lanciano, dove ci sono 5 gruppi, mi sembra, numerosissimi anche loro. E niente, siamo molto soddisfatti. Com'è andata oggi? Perché ho visto tanto entusiasmo, avete fatto tante foto, tutte in gruppo col sorriso, vi siete divertiti, ma com'è andata? È andata benissimo, abbiamo per caso dei rappresentanti molto competitivi, così sempre a livello amatoriale però, e niente, è solo un caso, quindi viva Lanciano, viva Runners Lanciano, grazie. Possiamo fare l'intervista a Mamma Natale? Ciao Patrizia Sacramone, com'è andata? Oddio, un po' stanca. C'è anche Luca? C'è anche il babbo. Facciamo venire il Babbo Natale, che è Luca di Pomponio. Il marito? Marito effettivo, quello ufficiale. Quello ufficiale, perfetto. E in gara avete corso separati? No, no, sempre insieme. Non mi ha abbandonato e io non abbandono lui. Mai. Allora, tu sei molto conosciuta tra i podisti abruzzesi, sia perché vai, diciamo, discretamente bene, ma anche perché ti piace molto divertirti, perché poi lo vediamo dal look, lo vediamo dal sorriso, lo vediamo anche, non so, da alcune pose in alcune fotografie. Ti piace? Sì. Infatti io sono quella che si fa chiamare la top runners, perché tutte sono top runners, io mi distingo dalla massa e sono la top runners. Ma sei sempre stata così ironica anche quando non correvi? Sempre, l'ironia ti salva la vita, sempre. Luca di Pomponio, con una moglie runner così, come te la cavi? Che devi fare per cercare di placarla? Certe volte devo mettere la maschera, però è molto simpatica. Tu invece della coppia sei la parte un po' più seria? Umile, molto umile, molto tranquilla. Complimenti e buon Natale! Mi sembra che il vostro look dica tutto. Ok, grazie. Ciao. Ciao.